Intanto, dottor Maruccia, le chiedo come mai un pubblico ministero ha, diciamo, questo interesse così forte verso il comparto, diciamo, il settore della mafia. Sì, buongiorno, grazie. Ringrazio per la presentazione, salvo evidentemente l'indicazione anagrafica. Vabbè, io dichiaro i miei 57 anni, via, così siamo a posto. Grazie. E ringrazio intanto per l'invito. Beh, rispondo immediatamente. Sono stato per la mia esperienza professionale in provincia di Lecce, alla Procura della Repubblica, alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce per oltre 10 anni. Mi sono occupato diciamo, dei processi alla Sacra Corona Unita, a Lecce e a Taranto, e agli aspetti di contrasto patrimoniale che ho poi in qualche modo cercato di mettere a frutto in una posizione diversa in sede di Commissione parlamentare antimafia, e da lì, diciamo, l'interesse è rimasto. Il tema è in qualche modo appassionante e può sembrare strano effettivamente che un procuratore generale, diciamo, alla veneranda età di 60 anni, si occupi di beni confiscati, perché non è, come dire, l'argomento del giorno del suo lavoro. In realtà io mantengo un interesse, come dire, culturale e professionale. Anche noi, ovviamente, la Procura Generale si occupa di questa materia, perché tratta in sede di appello tutte le cause che riguardano le misure di prevenzione, quindi sequestri e confisca antimafia, e oltre che i sequestri e le confische in sede penale. Ma ho mantenuto, dopo l'esperienza del commissario, come dire, l'interesse, o continuo nei limiti delle mie possibilità a coltivare la materia, perché diciamo, è un tema di particolare interesse. Ringrazio Massimo Ferro per avere inserito questo tema delle aziende confiscate nell'ambito della riflessione dei fallimentaristi. Io li chiamo così perché, diciamo, è dei giudici dell'impresa, è dei giuristi dell'impresa, dei civilisti, perché è un tema che entra a tutto tondo, quello delle aziende confiscate, nell'area di riflessione della crisi dell'impresa. Diciamo che l'azienda confiscata, per quello che è il dato che emerge dalla realtà, è un'azienda che è per definizione, starei per dire, in crisi. È in crisi per antonomasia. E quindi quale migliore, diciamo, scenario di riflessione, quale quello di chi si occupa per versanti differenti della crisi dell'impresa, perché la crisi dell'impresa è la crisi dell'azienda recuperata dallo Stato a causali evidentemente diverse da quelle proprie di cui si occupa, diciamo, si occupano i civilisti, e sono causali evidentemente che affondano le radici in ragioni evidentemente criminali e quant'altro. Quindi è chiaro che aver inserito, già ho visto lo scorso anno, c'è stato il collega Maggi, la collega Ravaglia, che hanno trattato questo tema, sia pure, diciamo, impostandolo dal punto di vista in particolare Maggi, ho avuto modo di seguire sul sito il suo intervento dell'anno scorso, delle misure di contrasto alla criminalità Senta, la mafiosa. interrompo per chiederle questo. Nel contesto dell'attività criminale, mafiosa, Sacra Corona Unita, eccetera, ecco, quanto pesa secondo lei l'attività economica, tra virgolette, vera e propria, quale quelle legate all'impresa, e quelle invece purtroppo legate alle estorsioni quotidiane, cioè alla condotta, diciamo, non organizzata sotto forma di impresa? Cioè, fatto 100 il business, quanto può essere secondo lei la quota legata all'impresa? Io rifuggo sempre, sono in ottima compagnia, da una schematizzazione, come dire, dalla possibilità di
operare una misurazione anche del, come dire, della rilevanza economica. Mi pare che ieri proprio il collega Davigo faceva riferimento a quei famosi 60 miliardi attribuiti quasi impropriamente alla Corte dei Conti e che erano, come dire, riferiti al PIL, sicché se diminuisce il PIL diminuisce anche il fatturato della criminalità, il che all'evidenza non è vero. Dico che il fenomeno criminale è essenzialmente un fenomeno economico. Questo profilo di economia, perché il profitto, che è in qualche modo la bussola della criminalità comune, mafiosa organizzata, il profitto anche di quella mafiosa, evidentemente non solo, perché come meglio si dirà anche in altre sessioni di questi incontri, ovviamente la mafia punta ad avere, come dire, il controllo, l'egemonia sul territorio, a stabilire un proprio ordinamento sul territorio, ma anche per realizzare questa finalità dell'organizzazione mafiosa, che è una finalità in qualche modo che va oltre l'immediata attività, per realizzare questo ha bisogno dei denari. Falcone, seguite i soldi e troverete l'organizzazione. Quindi il profilo economico è un profilo connaturato e il contrasto patrimoniale alle organizzazioni criminali è un dato strutturale della nostra azione. Da questo punto di vista occorre dire che l'ordinamento giuridico italiano questo è il fiore all'occhiello. Nello scenario internazionale e mondiale la nostra legislazione in tema di contrasto patrimoniale, in particolare alle mafie e in generale alle organizzazioni criminali, è all'avanguardia. Del resto purtroppo siamo all'avanguardia anche nelle mafie. Ma anche in altri contesti, i fenomeni criminali mordono le istituzioni e mordono la società. Noi in qualche modo ci siamo portati avanti e ci siamo portati avanti dal punto di vista delle normative, in particolare con riferimento a questo aspetto del recupero, che è un dato unico nello scenario. L'Europa si muove adesso con difficoltà perché ha, come dire, ricomprendere nella sua legislazione tutta la parte che attiene al ripristino, al recupero dei beni e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni mafiose. Cercavo di dire ieri che appunto il contrasto, la lotta alla criminalità organizzata si compone di due momenti che sono connessi tra di loro. Il primo è quello appunto della sottrazione, della lotta per individuare, per sequestrare, per confiscare definitivamente i patrimoni. E l'altro comparto è il comparto del recupero di quei patrimoni, che è una sfida e una fino ad oggi non so se possiamo definire vincente. Ecco, normalmente è più semplice, tra virgolette, semplice sequestrare partite di droga, cercare di intercettare beni materiali che contribuiscono a far ricco il mondo criminale. È più difficile invece contrastare le attività economiche. I numeri infatti dicono che, al di là invece del rilievo che lei dice hanno le imprese, dicono che purtroppo sono state individuate solamente 2.000 imprese. Quindi se scoperta sì o no fosse la punta dell'iceberg. Dal punto di vista investigativo le domando, si fa a sufficienza o ci si concentra di più appunto su altri aspetti, traffico della droga, estorsioni? O questo dell'attività economica che nasce già male, già inquinata, non è ancora sufficientemente guardato con attenzione? No, lei coglie un aspetto essenziale che ha un aspetto essenziale che, che ha un riscontro storico, nel senso che storicamente il contrasto è stato visto soltanto in termini di contrasto alle attività illecite
come dire, ontologicamente illecite, le rapine, le estorsioni, solo quello. Il contrasto alla ricchezza che viene accumulata attraverso i delitti è stato, diciamo, concepito come oggetto di intervento del legislatore soltanto con la legge Rognoni-La Torre del 1982, solo che introduce le misure di prevenzione patrimoniale come strumento attraverso il quale è possibile colpire la ricchezza indipendentemente dalla commissione di un reato. I mafiosi che dispongono di un miliardo di euro e non sono in grado di giustificarne la provenienza lecita subiscono il sequestro e poi la confisca. Quindi arriviamo solo nel 1982, quindi con ritardo, aggiungo di più, e primi in qualche modo in Europa sulla scorta della nostra cultura giuridica, e aggiungo di più che questo attiene a quella prima fase del contrasto alla criminalità organizzata che ho indicato, cioè la fase della individuazione, sequestro, confisca dei beni. Ma la nostra società, il nostro legislatore, non si è ancora posto nel 1982 il tema del riutilizzo di questi beni. Bisogna aspettare il 1996, cioè parliamo di 20 anni fa, per avere la legge numero 109 che fu d'iniziativa dell'Associazione Libera, che pose nero su bianco nel nostro ordinamento il principio della destinazione pubblica e sociale dei beni e delle aziende, dei beni confiscati. Di aziende ancora non se ne vede l'ombra. Cioè, ieri ho detto che siamo intervenuti su questo tema tutti, tardi e male, perché facendo un minimo discorso storico abbiamo visto d'82 misure di prevenzione, delitto 416 bis per colpire anche l'associazione mafiosa, dobbiamo passare al 96 per avere la formalizzazione del principio che il bene mafioso deve essere riconvertito, deve essere valorizzato. Cioè, questa legge del 96 realizza un principio che la Corte Costituzionale aveva affermato nel lontano 66, quando ebbe a dire la Corte Costituzionale, che spesso, come dire, indica gli obiettivi e i percorsi al legislatore e alla società, quando ebbe a dire appunto che la funzione della confisca non era soltanto quello di sottrarre i beni e gli strumenti economici alla criminalità, ma la funzione della confisca era anche quella di reinserire nel circuito dell'economia legale i beni e le aziende, lo sto aggiungendo io le aziende, dico i patrimoni della criminalità organizzata. Lo disse nel 66, la Corte Costituzionale dà questa indicazione nel 66, la legge lo stabilisce nel 2006. E quindi noi abbiamo... Ci sono voluti 40 anni. Ci sono voluti 40 anni, e lei allora comprende come oggi, io sono così felice che Massimo Ferro introduca e l'OCI, non voglio limitare, l'OCI inseriscano questo comparto nella riflessione di chi, come dire, professionalmente affronta i temi della crisi. Perché il ritardo che noi abbiamo visto non è un ritardo neutro. E la nostra, l'approccio che, come dire, che oggi ciascuno di noi pone al tema, le riflessioni che è in grado di fare, le esperienze che riesce a portare in questo settore, risentono di questo ritardo. La formazione dei magistrati, la formazione dei commercialisti, adesso scendiamo più nel dettaglio, la formazione dei commercialisti, siamo nella sede dei commercialisti, a me piace ringraziare l'ordine dei commercialisti perché fornisce un contributo a quello che è il tema della valorizzazione delle aziende confiscate, che è un contributo straordinario. È un contributo straordinario. Dottor Marucci, ma non è che in fondo questi tempi, lei ha citato il 66, l'82, cioè 50 anni sono un tempo lunghissimo, per attuare. Noi ci siamo abituati
In Italia è un sistema normativo che annuncia dei principi, poi fa una bellissima legge dei principi, i decreti attuativi non si fanno e quindi le leggi si danno per fatte, in realtà non è stato fatto nulla. Ma non è che un tempo così lungo denuncia in realtà la percezione che il contrasto alla mafia è difficile farlo in questo modo, oppure è in qualche modo, non dico, uso la parola impossibile, ma è complesso. E volevo anche portarla a chiedere questo: lei opera in un territorio dove non ci sarà la mafia, ma c'è la Sacra Corona Unito o qualcosa di molto simile. Lei ha la sensazione che in qualche modo, diciamo, il fenomeno si stia sradicando dalla società, oppure di fatto sia, passi il termine, quasi impossibile da battere, come dà la sensazione, come danno le sensazioni le cronache quotidiane? Sì, allontanandomi un attimo dal tema, ma poi ci voglio ritornare, certo. E voglio parlare di aziende, ovviamente come dire, lo accennava anche ieri il collega Scarpinato, che è uno studioso è un praticante della materia, e come dire, la evoluzione del fenomeno mafioso è tale, questo è un dato storico, che la sua minaccia non è più, diciamo, la minaccia tipica degli anni, diciamo, degli anni della Prima Repubblica, per così dire, o di 10-20 anni fa. I sistemi attraverso i quali le organizzazioni mafiose pervadono i territori, la società, sono differenti. Lo schema classico del 416 bis, l'intimidazione, la forza di intimidazione del vincolo mafioso, che determina una omertà e una condizione di assoggettamento di una società, quello schema viene applicato e viene declinato in termini assolutamente diversi. Un solo esempio: Mafia Capitale a Roma, quello che ha significato è quello che la Cassazione ha detto con riferimento a quel fenomeno. Però voi comprendete perfettamente che non siamo nel contesto, diciamo, come dire, calabrese o pugliese di una certa fase, o siciliano, per come la storia giudiziaria ce l'ha insegnato. No, la cosa che dice lei è importante, ma io ritengo che a 20 anni di distanza dalla legge 109 i valori che hanno ispirato quella legge e che hanno portato a dire noi dobbiamo recuperare allo Stato i beni e le aziende, perché questo ha un valore, come dire, simbolico, educativo e politico di senso più generale, perché restituisce la fiducia al cittadino, soprattutto nelle realtà nelle quali, come dire, la presenza mafiosa è visibile in termini, diciamo, drammatici per le popolazioni che la subiscono e in qualche modo l'accettano, siamo chiari. Io credo che quel principio quegli obiettivi siano, quelle ragioni della legge di 20 anni fa siano tuttora validissimi, il che non ci deve portare a nasconderci dietro ad un dito con riguardo alle difficoltà che diciamo, tutta la materia che sono presenti, e gli operatori la conoscono. Dicevo prima, gli amministratori giudiziari, cioè dei commercialisti, il ringraziamento, perché tutto questo tema è oggetto di uno, come dire, di un'attenzione, rientra nelle loro competenze professionali, ma la categoria degli amministratori giudiziari delle aziende confiscate ad oggi, e i colleghi che, non so se sono, ci sono colleghi che fanno misure di prevenzione, daranno atto che sono i nostri collaboratori, parlo da giudice, sono i nostri collaboratori principali, fondamentali, che in qualche modo sopperiscono, ecco perché il ritardo non è neutro, a quella difficoltà dell'organizzazione statale, delle istituzioni, di fare fronte alle problematiche che un organismo complesso, un organismo vivente come è un'azienda, pone nel momento in cui arriva allo Stato. Un conto è gestire e amministrare l'immobile. Gestire e amministrare un immobile è tutto sommato, tra virgolette, semplice. Poi anche lì ci sono, diciamo, dei numeri spaventosi. Quando io sono stato commissario
per i beni confiscati, mi posi il problema di capire quanti beni fossero stati destinati già ai comuni, fossero stati utilizzati. E poiché in questa materia, fra l'altro, sembra un paradosso, e nonostante tutti i soldi che noi abbiamo speso, non conosciamo molto, conoscere per deliberare, diciamo, di cui noi non conosciamo, vi invito ad aprire il sito dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati, da un paio d'anni almeno c'è una indicazione in cui i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati, non i numeri, quelli li diremo tra un attimo, come diceva giustamente il professore che ha parlato prima di me, dell'Università del Sannio, il nome Ricci. E non era il dato, io voglio un'informazione sul dato, non è ancora disponibile, noi abbiamo i numeri ma non abbiamo le informazioni. Quindi diciamo non c'è la possibilità, diciamo, sui beni, sugli immobili, ripeto, andai a fare, andammo a vedere quanti beni assegnati ai comuni erano stati utilizzati, e con un criterio semplice, diciamo, da criterio da massaia, cioè mandammo a tutti i comuni nei cui territori insistevano beni immobili assegnati a quel comune un foglietto se era stato utilizzato. Beh, scoprimmo, e ci fu un articolo di Alberto Custodero su Repubblica che mi creò personalmente non poche difficoltà, scoprimmo che, fatto 100 il numero dei beni confiscati definitivi, e fatto, perché così era, 50 il numero dei beni dati ai comuni, di questo 50 il 50% non era stato utilizzato. Quindi alla fine della giostra il 20% dei beni confiscati, e soltanto quel 20% era stato utilizzato. Ci fu un paginone quello in centrale di Repubblica su tutto questo, una delle tante situazioni che noi andammo a verificare. Ma non è il punto sono le aziende. Sulle aziende noi le abbiamo scoperto, io ho detto, tardi e male. Vi faccio soltanto un esempio, questo per dire anche come la materia sia ignota ai più. Le aziende devono essere, recuperate. Certo, mi si potrà dire, ma negli anni 60 forse non c'erano le aziende. Non so se non c'erano le aziende mafiose, questo non lo so. Ma le aziende che sono state sequestrate allo Stato e sequestrate dallo Stato, queste aziende, lo Stato non aveva una sua articolazione deputata per legge ad occuparsi della valorizzazione di queste aziende. Cioè, ma no, sto dicendo una realtà. L'Agenzia del Demanio, che storicamente si è occupata dei beni confiscati, perché dovete sapere che in questa materia c'è stato un dualismo istituzionale storico, amministrazione dell'interno, amministrazione dell'economia e delle finanze, si sono sempre in qualche modo combattuti il terreno per acquisire, si occupano entrambi, perché come voi capite il tema ha un profilo di interesse per la sicurezza e un profilo che riguarda lo sviluppo di questo bene. Bene, l'Agenzia del Demanio, che si è occupata di questa materia, non aveva nel suo statuto una disposizione che la abilitasse ad occuparsi delle aziende. Quindi l'Agenzia del Demanio, che doveva occuparsi una volta che il procedimento portava alla confisca definitiva del bene, e che quindi il bene oramai era acquisito allo Stato, chi si occupa? L'Agenzia del Demanio. Nel suo statuto l'Agenzia del Demanio non aveva una norma che la abilitasse a occuparsi di aziende. Hanno dovuto modificare lo statuto dell'Agenzia del Demanio, credo nel 2003-2004, adesso non ricordo a memoria, per consentire all'Agenzia del Demanio di occuparsi. Parliamo di 10 anni fa.
Io sono abituato ad ascoltare questioni attinenti a norme e tributi, lavorando appunto alla sessione delle norme e tributi. Ogni volta che sento parlare chi attua le leggi o chi le crea, c'è sempre la sensazione che il mondo delle leggi sia sottratto alle regole della vita ordinaria. 40 anni per applicare una legge, lo statuto ci vogliono 8 anni per cambiarlo. Ma io le domando, se le famiglie, cioè noi, ci comportassimo in questo modo, vorrebbe dire che se abbiamo un infarto aspettiamo circa 6 mesi ad approcciare l'ospedale. Cioè, io credo che il dramma da quello che lei racconta e poi dai numeri che diremo sulle imprese dimostrano che in realtà questa è una Repubblica costruita sulle parole, perché noi stiamo costruendo veramente un mare di parole che si inseguono e di fatti che non conseguono. I fatti purtroppo ci dicono che il 90% delle imprese confiscate, quindi facendo quest'opera meritoria di portare via le imprese alla mafia, ecco, dopo che sono state confiscate hanno chiuso i battenti. Quindi un po' come quella pagina di Repubblica Le apri gli occhi, questo numero apre drammaticamente gli occhi sulla realtà. Alla fine le porto via, ma le imprese chiudono. E le faccio una domanda, allora, sono imprese ovviamente che non sono nate per finalità economiche, oppure sono nate per finalità economiche ma spesso distorcendo i fattori della produzione, magari pago meno il dipendente, magari mi faccio fornire da fornitori che mi costano meno, e quindi stanno in piedi proprio perché basate sull'antieconomicità. Ma ha realmente senso pensare di salvare imprese nate non economiche e trasformarle in economiche? Sì. Il dubbio è forte, io poi volevo passare, è forte perché base, i dati, quasi. Non solo, ma perché i dati sono ancora oggi particolarmente, io non voglio, però diciamo, ma tu devi cogliere, io sono amico di Don Luigi Ciotti e lui mi dice devi cogliere il positivo che c'è nelle cose, non ovviamente devo cogliere il positivo, però bisogna conoscere, capire qual è la realtà, non illudersi che la realtà sia diversa, non è come noi la vorremmo. Allora sulle aziende, poi passerei a qualche dato di carattere più tecnico per parlare, diciamo, delle disposizioni che affrontano questo tema, ma prima di dire di questi dati sulle imprese, c'è un'indagine di Infocamere, delle Camere di Commercio, che ve la dico tra un attimo e poi passeremo, speriamo di passare al positivo, ma per dire che lei dice fondata sulle parole, e noi abbiamo una legge, lo voglio dire prima, altrimenti poi arriviamo alle 12 e giustamente il consigliere Ferro ci blocca e non lo dico. Noi abbiamo una legge, cioè su questa materia che è così complicata, che è così difficile, nella quale i giudici della prevenzione non sanno che pesci prendere, nella quale abbiamo un'agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati che lavora alla cremente, i cui componenti si impegnano, ai quali va la gratitudine di tutti, ma che non ha i dati da 2 anni, non ha i dati, non ci fa conoscere i dati della materia, che non può affrontare con funzionari prefettizi, carabinieri, polizia, guardie forestali, tutta la materia e tutto un esercito di amministratori giudiziari, perché abbiamo 20.000, 30.000 spazi in tutta Italia, amministratori giudiziari che hanno bisogno di sapere dall'oggi al domani che cosa devono fare in relazione a quella. E volevo chiarire un'espressione che ho usato ieri, che poteva sembrare criptica, ho detto l'agenzia oggi, le aziende confiscate oggi vengono, diciamo, i temi vengono affrontati, ho detto prima, con gli strumenti del diritto amministrativo quando occorre il diritto commerciale. Che cosa intendevo dire? Perché non l'ho potuto specificare ieri. Che se voi andate a vedere il disciplinare che i coadiutori dell'agenzia, che sono gli amministratori che prima hanno lavorato con il giudice durante la procedura giudiziaria e quando il bene è passato allo Stato, l'amministratore è l'agenzia, la quale si avvale del coadiutore giudiziario che può stare in Valtellina con l'agenzia che è a Reggio Calabria. Se voi andate a vedere il disciplinare con il quale l'agenzia affida il compito sostanzialmente di amministrare a quel coadiutore, perché il bene si trova in Valtellina e lei sta, l'agenzia è a Reggio, è un disciplinare che è fatto secondo gli schemi, diciamo, di una, come dire, ordine di servizio della prefettura, con tutto il rispetto, perché così deve essere, perché loro sono
pubblici ufficiali. Quindi, come dire, per chi lo scrive, per l'agenzia che è esposta ad una responsabilità penale, amministrativa, contabile, erariale, ovviamente si scrive un disciplinare in cui dice: un attimo, non è che devo rimetterci, cioè mi devo tra virgolette coprire, quindi datemi queste risposte, non assumete alcune informazioni di un certo tipo prima di aver parlato con me, se le assumete informatevi subito. E poi circolano in tutta Italia lettere di amministratori giudiziari tra virgolette, siamo arrabbiati, per usare un termine pulito, e che chiamano e non hanno risposta o non riescono ad interloquire con i tempi che sono necessari ad un'azienda. Se devo comprare, fare un affare, fare quell'investimento nel giro di una settimana, non lo posso fare perché devo chiedere l'autorizzazione e magari non riesco ad averlo. Ecco quando ieri ho detto gli strumenti rigidi del diritto amministrativo che non possono gestire, con collega Ferro, la complessità, la elasticità, la problematicità di scelte commerciali, che sono non le normali scelte commerciali, magari sono scelte commerciali che riguardano aziende che, come ho detto prima, per antonomasia sono in crisi. Perché nel momento in cui tu vai a prendere un'azienda, se io credo che anche stamattina il giornale radio avrà dato sicuramente notizia di un sequestro di 10 milioni, di 20 milioni, di 30 milioni di aziende o di proprietà a seguito di una certa indagine. Tu vai a chiudere un equilibrio che appunto si regge sull'illecito. Noi lo stiamo ascoltando con sgomento, ma chi è responsabile perché, di questo scempio? Adesso perché noi abbiamo ma ci sarà in quel momento, cioè noi abbiamo la revoca dei fidi bancari, non c'è un unico responsabile, sarebbe semplice. Perché io la revoca dei fidi bancari. Però forse di complicare le cose. No, revoca dei fidi bancari. Appena un amministratore, una volta, anzi un dirigente di banca, io intervenivo come commissario per i beni confiscati e quella banca aveva fatto il finanziamento al mafioso senza verificare la meritevolezza, poi ebbe a suo tempo la meritevolezza creditizia di quell'operazione, poi ebbe a suo tempo la revoca e la banca dovette pagare. Revoca dei fidi, quel funzionario, quel dirigente di banca mi disse: ma lei presterebbe i suoi soldi? Domanda che mi bloccò. Lei presterebbe i soldi della sua famiglia, dei suoi figli, ad un'azienda che è appena stata sequestrata e che quindi aveva un equilibrio? Lei non lo farebbe. Quindi anche noi, banche, siamo... Quando dico revoca dei fidi bancari, che è una cosa immediata, poi noi andiamo a vedere, abbiamo fatto in tutta Italia, io sono andato in giro perché andavo in giro dappertutto, dei protocolli. Le banche, se lei legge i protocolli, ma me l'ero anche segnato perché è divertente, insomma, in qualche modo, cioè dei profili diciamo di comici, se non fossero tragici, in cui ovviamente anche in questi protocolli le banche, come dire, si impegnano a non revocare automaticamente le linee di credito. Il che significa che fino a quel momento la revoca automatica delle linee di credito era un dato, come dire, acquisito. E se vai a leggere i dati successivi, questo è l'impegno dell'ABI nel protocollo di Milano piuttosto che nel protocollo di Roma, le tutele per la banca sono... Se tu lo faresti, ma io non faccio la banca ovviamente, io non lo farei, ma sono tutele forti, quindi revoca di clienti e fornitori. Se quella, se fa cemento e ha bisogno di inerti, quella impresa in Calabria per esempio, e allora quegli inerti ti vengono dati da un sistema che anche dal punto di vista territoriale, lì è la mafia classica, la mafia che è insediata sul territorio, te li fornisce a quella impresa. Allora è chiaro che nel momento in cui arriva l'amministratore giudiziario, giovane o vecchio che sia, quella impresa che fornisce gli inerti o che fornisce il prodotto, non glielo dà. Il camion fora la ruota e vanno al gommista. E il gommista non te lo fa, non te lo faccio, non sono obbligato a ripararti le ruote del camion. Qui entriamo in un discorso ovviamente di contesto mafioso, di contesto socio-economico. E innalzamento dei costi di gestione, ovviamente, perché devi mettere a regime
tutto, il personale, la 626, poi ovviamente noi, cioè l'assurdità delle nostre, diciamo, della nostra società è che i nostri bravissimi carabinieri, vivo con la scorta dei carabinieri da tanto tempo, sono devoto e grato ai carabinieri, per dire, ma arrivano subito, l'ispettorato del lavoro, subito, il giorno dopo, 40 anni non ti sei mai fatto vedere, subito. Arrivano perché giustamente devono avere i poveri amministratori giudiziari, io voglio dire che guadagneranno anche, però si vedono costretti, a volte esposti anche, poi c'è stata la necessità della giurisprudenza per dire questi qui non c'entrano, insomma questi vengono per fare un lavoro diverso, e quindi innalzamento dei costi di gestione rispetto a queste difficoltà. Allora tu nomini hai un avvocato o un commercialista che non è un imprenditore, e che giustamente al pari del dottore Maruccia con riferimento all'apertura di credito prima non vuole impegnare i soldi della sua famiglia, e la gestione la fa in maniera conservativa, questo abbiamo detto. La legge dice incrementare la redditività dell'impresa sequestrata se possibile, questo è l'obiettivo. La differenza non è un custode, chi assume l'incarico di amministrare un'azienda non è un custode, è un amministratore che ha l'obiettivo di incrementare la redditività. A quelle condizioni date, allora voi comprendete che tra le difficoltà di carattere ambientale, le difficoltà di carattere amministrativo, le difficoltà di carattere economico, allora pensare che una impresa, ovviamente se quella impresa vende turaccioli, se vende coperchi il giorno dopo magari l'azienda ai quali vende quei coperchi non li accetta, non li vuole, pone problemi, difficoltà di ordine diverso, non paga. Quindi tutte le difficoltà che io in qualche modo conosco anche per esperienza diretta, perché in virtù di quella parlo con gli amministratori. Quindi una serie di cause che sono cause strutturali, che non le ho scoperte io, sono oggetto, diciamo, oggetto di riflessione e sono oggetto di proposte. Noi abbiamo, è vero, si fanno molte parole e si scrivono molte leggi, ma io dico anche che non solo non si valuta in qualche modo anche l'impatto delle leggi come prima è stato detto, ma io faccio un'altra riflessione e sono rimasto, avendo lavorato per molti anni in Parlamento come consulente della Commissione parlamentare antimafia, i provvedimenti applicativi delle leggi, questa legge che sta per esempio al Senato, che è stata approvata dalla Camera, prevede al suo interno una serie di ulteriori interventi. Il governo è delegato ad emanare nel giro di 3 mesi un decreto con questa cosa. Che fine fanno tutte le normative che sono indispensabili per poter applicare la legge e che sono contenute nella legge? Senta, beva quel un po' d'acqua e adesso non glielo voglio far andare di traverso, però io veramente sentendola parlare, sentendola ragionare, credo che anche chi ci ascolta abbia quella sensazione. Noi stiamo difendendo un'idea. Non stiamo difendendo una possibilità, noi stiamo difendendo una bellissima idea che poniamo abbia avuto Don Ciotti, che dice: io tolgo la terra al mafioso, la do da gestire ai ragazzi. Già la terra è complicata, già un appartamento è difficile da vendere, ma un'impresa realmente, lei parlando per 10 minuti, credo abbia dato a tutti la percezione dell'impossibilità di questa cosa. Sarà perché manca il regolamento, sarà perché il gommista non ripara la gomma. Quindi torniamo sempre al punto, cioè quanto realmente i territori in cui operano queste imprese accettano un nuovo modello di impresa, e quanto quindi ha senso effettivamente, come hanno fatto quel 10% di imprese invece a prosperare, perché se dobbiamo guardare il bene, come dice Don Ciotti, forse giustamente, andiamo a vedere quel 10% che caratteristiche ha, come ce l'ha fatta, perché il 90% non ce l'ha fatta. Certo, intanto sui territori devo dire che molto, proprio per quella linea evolutiva, ormai noi non troviamo più i terreni, si trovano ma sono, diciamo, come dire, residui di un'attività, di una concezione arcaica anche dell'agire mafioso. E oggi è più semplice fare un investimento su quel denaro, ma magari avere anche il supermercato che ricicla il denaro, ma molti degli investimenti, se lei vede le statistiche, soprattutto delle imprese, dopo le regioni di storico, di tradizionale insediamento, si chiamano così, Sicilia, Calabria, Campania,
viene Lazio. Lazio viene prima, Lazio e Lombardia vengono prima di, mi pare, della, sicuramente della Puglia e forse anche, anzi sicuramente anche della Calabria, non per gli immobili ma per le aziende, il che significa che l'allocazione delle risorse finanziarie avviene in luoghi diversi, ma anche a, magari anche a Bologna, ovviamente anche a Bologna. Quindi il problema del territorio, certo la situazione è molto difficile, però non è solo, e c'è, io non lo nego, e c'è, non lo nego, come dire, un approccio ideologico al tema. È vero perché, come dire, noi in particolare magistrati e magistrati che abbiamo magari avuto un'esperienza professionale in zone difficili e in anni difficili, probabilmente risentiamo, ma questo se lo dico parlo per me, risentiamo di un approccio forse ideologico, forse perché la mafia ha fatto molti danni. Allora ha fatto molti danni proprio su quel gommista che non ti ripara la gomma del camion, no? E allora l'idea di dover mantenere la funzione, come dire, sociale e la funzione educativa del recupero dell'azienda, non del bene immobile, perché l'azienda è un presidio di legalità in un territorio, soprattutto nel territorio che è difficile, è la sfida nostra. Se spendono 5 miliardi per, lei ha detto, un ammortizzatore, non ne capisco, non sono economista, allora questo tema è un tema urgente, non è possibile che stia ferma alla Camera, al Senato, una legge che è, io se avessi altre due ore parlerei della legge di riforma che è lì alla Camera, che individua una serie di elementi. Cioè, quando l'azienda viene confiscata, nel primo mese l'amministratore giudiziario deve dire qual è la situazione, per capire se ci sono prospettive di prosecuzione o meno. Nei sei mesi deve fare la sua brava relazione. Il trend è negativissimo. È negativissimo perché spendiamo e prendiamo un sacco di soldi. Facevo riferimento a questo dato degli confesercenti. Beh, sono 1830 le imprese confiscate che sono in gestione. Di queste imprese loro hanno visto quali sono attive. Sono attive, o meglio, quelle correttamente identificate dal sistema sono 1340, con 500 milioni di produzione. Allora, le imprese attive 738, quindi andiamo da 1008 a 738. Di queste 738, il 40% è tra le costruzioni e i ristoranti, per intenderci. Se noi andiamo a vedere da gennaio 2010, le imprese che hanno effettuato una pratica con la Camera di Commercio, cioè andiamo a rilevare un elemento che ci dà un segnale di regolarità della vita di quella impresa, sono 149 dal 2010 ad oggi, per un totale di 900 addetti, valore 37 milioni. Momenti, ce li ho pure io, 37 milioni. Allora mi scusi, no, poi chiudo. Negli ultimi tre anni di queste 149 sono 114 quelle che hanno presentato il bilancio per 30 milioni. Se si restringe il campo al 2013, cioè fino a tre anni fa, le imprese sono 60, 533 con 9 milioni di valore di costo. Quelle che hanno presentato il bilancio negli ultimi tre anni sono 48 imprese per 8 milioni e 700 mila. Questa è una indagine di Infocamere, quindi Camere di Commercio Dati Sicuri, 7 luglio 2016. Quindi, quindi questo trend discendente, quando io ho detto ieri un grido di allarme, questo trend discendente è un trend che obbliga, ecco di chi è la colpa, obbliga il legislatore a non stare più affidato abbiamo fatto l'albo con gli esperti, l'albo porta soltanto soldi alle amministrazioni perché devi pagare il contributo di iscrizione, ma non funziona, non c'è un rapporto tra l'albo, gli esperti in gestione immobiliari e l'agenzia. L'agenzia rimane affidata su una prospettiva, e voi a questo punto mi capirete, di diritto amministrativo, non ci serve. Ecco perché
anche i tentativi sono stati fatti, ecco perché non possiamo rimanere con la situazione attuale. Non sto a dire tutti gli interventi che sono stati previsti, non solamente nella fase del sequestro, che è quella decisiva, perché quando noi parliamo di imprese confiscate e i dati che io vi ho indicato riguardano le aziende che sono state, che sono già state acquisite allo Stato e che quindi scontano una serie di difficoltà impressionanti. Il tema, il punto vero è di intercettare, ecco la risposta, è il positivo che ci può, ci deve essere in una visione laica del punto, e il momento del sequestro. Allora ci sono, in questo ultimo periodo sono stati tentati in una sorta di spontaneismo sociale, di spontaneismo istituzionale, anche noi abbiamo partecipato, misure le più diverse per sostenere le imprese. Da ultimo, però sono quasi fallite tutte, perché avevano un approccio ideologico o di solidaristico o di persone che mettevano a disposizione, ex manager che mettevano a disposizione la loro competenza. Non vale, perché queste sono aziende che devono essere restituite al mercato. La finalità dell'agenzia è quella non di gestire, se c'è una piccola gallina che fa delle piccole uova, mantenerla, no. Bisogna restituire le aziende al mercato, e quando noi diciamo restituire le aziende al mercato, diciamo che dobbiamo restituire alle condizioni del mercato. E il mercato si muove se c'è il guadagno, se c'è il profitto, cioè non fa beneficenza, come è giusto che sia. E allora, tra le tante cose, ho visto da ultimo che c'è un progetto che è sponsorizzato anche, ci sono diversi partner che intervengono e che riprendono una vecchia, una idea, mi consentirete alla fine, una buona idea dell'ufficio che ho presieduto nel 2008 e nel 2009, le relazioni sono sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, nelle relazioni sono anche le nostre, e lì ci sono una serie di proposte che ad oggi, dopo 10 anni, sono nel disegno di legge che è stato approvato. Molte delle proposte che facemmo noi 10 anni fa sono lì. Una di queste era, lo facemmo allora, adesso viene diciamo valorizzata, è quella di individuare per una impresa che viene confiscata, un'azienda che viene confiscata, un'impresa di riferimento che potrà, che una sorta di tutorship, e con una prelazione, è giusto, con una prelazione, la prenderà quell'impresa, se è un affare la prende quell'impresa, ma questo è, lo dicemmo 10 anni fa, adesso c'è un progetto bene comune con una serie di attori istituzionali che lo vogliono fare, ma noi 10 anni fa dicemmo i tavoli per le imprese, la sospensione, una serie di proposte che sono state riprese nella relazione del Presidente del Consiglio e che sono confluite nei progetti di legge, la collega che sta alla Commissione parlamentare antimafia me ne darà atto, sono confluite, a volte neanche, come spesso usa, diciamo, neanche citata proposta che era già del commissario per i beni confiscati, ma non è questo il punto. Il punto è che noi siamo ancora fermi e non ci possiamo permettere, perché il trend è quello che ho detto, non ci possiamo permettere di stare fermi se il Parlamento non è in grado di arrivare rapidamente all'approvazione di questa legge che contiene una serie di misure che sono molto positive. Certo, non sarà la panacea di tutti i mali, e a condizione che si applichi, penso alla fiscalità di vantaggio che è contenuta in un articolo che rimanda ad un decreto del governo e che aprirebbe una prateria di azioni positive. Lo farà, ma non ancora devono approvare la legge e poi dovranno fare il decreto per la fiscalità di vantaggio. Senta, ci rimangono 2 minuti. Lei ha prima citato dei dati frutto di infocamere. Io mi rendo conto che la domanda non è gradevolissima, però è mai possibile che debba essere infocamere a rendersi conto di questi fenomeni e non debba essere per esempio la Guardia di Finanza? Se si mettesse... È la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza, sicuramente. No, la mia riflessione diventa questa. Sì, sì, se sì. Si mettesse, se l'Agenzia delle Entrate, poniamo, manda 500.000 lettere... E incrocia dati eccetera, ma perché nessuno incrocia dati in questo settore qua? Io le ho detto che il sito, diciamo, ho detto conoscere per deliberare la prima la precondizione, non solo perché infocamere, ma insomma siamo già ad un livello
come dire, pubblico, parapubblico, insomma, c'è Ma questo è un problema investigativo, non è un problema di banche d'armi. No, i dati che ho indicato io sono dati che riflettono la chiusura delle imprese. La conoscenza degli altri, c'è un'agenzia, c'è un progetto informatico di conoscenza che si chiama Reggio, per il quale sono stati investiti 7 milioni. Cioè, come dire, c'è un mondo e delle responsabilità in qualche modo diffuse, perché la materia non è semplice, no. E spesso è affidata all'impegno, io l'ho detto prima, degli stessi amministratori giudiziari che offrono, in relazione anche ai giudici, non che i giudici sappiano fare tutto, siano bravi, la normativa prevede anche un rafforzamento di quella, perché se i tempi del procedimento di prevenzione sono rapidi, allora si può intervenire, si può disporre rapidamente, si è sicuri che quella azienda è certamente dello Stato, se invece si prolungano le cose vanno a finire male. Ma voglio dire, l'ultima cosa è che fino ad oggi gli amministratori giudiziari hanno avuto nei giudici della prevenzione, che hanno maturato nel corso di 40 anni una esperienza che in qualche modo qualche risultato lo ha. Senta, noi non vogliamo perdere la speranza, però non vogliamo neanche vivere nell'illusione perenne, no? Che sono due rischi paralleli. Se la sente lei di promettere di scrivere un testo di legge in cui ha detto queste cose che si devono fare, e visto i potenti lobby in Parlamento che hanno sia i magistrati sia gli avvocati, di farlo portare avanti? Io non so appunto se il testo che è fermo al Senato è fermo perché, come dire, c'è un contrasto inconsapevole di, come diceva ieri Davico, di giurisprudenza o di idee, diciamo, di carattere teorico, o se invece non riguardi più concretamente interessi. Tenga conto che questo testo viene dopo gli scandali di Palermo, perché, come ho cercato di dire anche ieri, questo tema è drammatico, perché mentre le istituzioni non riescono a dire una parola seria e continuativa, però i circoli illeciti nella società, nelle professioni, nella magistratura, perché noi non vogliamo stare fuori, continuano, la mafia continua ad occuparsi. Quanti casi di aziende, penso agli Arena, a Crotone nel Lazio, le stesse organizzazioni mafiose che si inseriscono nella gestione delle aziende confiscate, magari facendo anche un'associazione. No, ma non c'è il dramma, che non c'è da ridere, perché parlo di esperienze, vissute in prima persona. Allora, le voglio dire semplicemente, sul piano personale, relazione 2008, relazione 2009, sono indicate una serie di proposte che si ritrovano nel testo Mattiello che è in discussione, per quanto mi riguarda. Il punto è passare, questo sì, perché c'è una grande... passare dalle parole ai fatti, passare dalla previsione normativa alla individuazione di soggetti, pensi che anche i finanziamenti europei, e c'è un piano di azione che riguarda questo settore, e sarebbe qui, potremmo stare per un'intera giornata, che riguarda questo settore e riguarda proprio il rafforzamento dei soggetti, cioè tu non puoi andare con l'appuntato della Guardia di Finanza o dei Carabinieri, hai bisogno di persone, devi pagarle, perché hai bisogno di persone che abbiano una qualità. Chiudo con Don Luigi Ciotti, disse, perché oggi è stato criticato il mio collega e amico Raffaele Cantone, perché dice, parla un po' di tutto e su tutto. Perché lui no. No, appunto, parla su tutto. Allora voglio dire che... Cantone, per me è diventato il santo patrono di qualsiasi... Certamente, però ecco, dice Don Ciotti, che anche lui parla su tutto, però è ispirato, diciamo, da qualcuno più in alto... che un'agenzia per i beni confiscati, io mi ritrovo pienamente in questa espressione, dovrebbe avere la potenza di fuoco che ha l'agenzia anticorruzione. Cioè, l'agenzia anticorruzione sono 400 persone, sono persone competenti che guardano le cose e dicono, e ovviamente non è che non risolvono i problemi, perché poi noi vedo qui in aula c'è qualche pubblico ministero, siamo abituati nella nostra attività a distruggere in qualche modo, a fermare, a bloccare procedimenti processivi, però ha bisogno di quella potenza di fuoco, perché la materia la vale. Ovviamente devi investire, devi... Cantone. La di finanza, no, stavolta era Cantone. Devi investire in questo settore, il punto è questo, devi investire già sui soggetti che si occupano della materia. Noi non abbiamo i soggetti ad oggi che si occupano della materia. Sì, il problema infatti è che abbiamo anche molte autorità che segnalano molte cose, ma poi se l'autorità anticorruzione segnala che persino la RAI, che fino a prova contraria è un ente pubblico, riesce a fare contratti
non a norma con l'anticorruzione è davvero difficile. Comunque siamo arrivati in fondo, credo che dobbiamo ringraziare il dottor Maruccia, perché nonostante credo abbia fatto l'impossibile per dimostrarci che la fatica è immane e lo sforzo, come dire, è davvero con spressa del pericolo, lui comunque ci prova, lui comunque ci tenta, e anche se dal 2008 ci sono cose scritte che restano scritte, non bisogna perdere la speranza che prima o poi, come dire, qualche orecchio ascolta, nella speranza ancora però che nel frattempo Mafia, Sacra Corona Unita eccetera non si siano effettivamente impossessate di tutto il paese, come per esempio è accaduto anche in Emilia, dove c'è stata una forte inchiesta che ha stupito molti, perché appunto molti vedono la mafia come il fenomeno del picciotto, quello che ti spara alla vetrina. In realtà il dottor Maruccia ci ha dimostrato che non è così, e quindi ancora di più la ringraziamo di questo sforzo. Grazie.